Nasso rivestita. Luciana Littizzetto! Qua ci sono tutte le pedate. E sono, adesso io vengo qua sopra. Sono di Biagio Antonacci. Allora. No! Smettila! Allora. Che sciocco. Che ride, piacere, Mario Incudine. Ma cambiatelo! Ma perché è bellissimo? Incudine. Cioè... bellissimo. Allora, vai avanti. E poi abbiamo Franco Martello. Smettila, vai avanti. Allora. Senti, ma com'è andata la Pasqua? Com'è andata la Pasqua, amore? Ti ho visto che avevi l'uovo ancora. L'hai mandato giù intero? Sono a dieta, sto dimagrendo. Hai fatto un chilo. Dove l'hai perso? Che battuto, no? Ho perso un chilo, non mangio più pane e carboidrati. Niente, non hai fatto la grigliata? No, la grigliata a Pasqua, la grigliata di Pasqua. Ma Pasquetta, Pasquetta, lui non griglia, bolle, lui bolle. Lui niente, la braciola, la falessa. Ma il picnic si fa, non la grigliata di Pasquetta. Guarda, sei veramente materiale, ma materiale scadente. Tu cos'hai fatto tu? Cos'hai fatto? Sono stata a casa. Io e te la trasgressione. Ma la trasgressione, la Bertè, la trasgressione. Hai visto che quella sì che è una. Tu al massimo metti il formaggino nella minestrina, al massimo della trasgressione. Adesso lascia stare, va. Comunque, ti è già andata bene che non ti è caduto il satellite cinese sulla testa, sai? Satellite cinese Ti Tong. Va bene, eri preoccupata? Ma beh, avevano detto che doveva cadere dalle parti di Reggio Emilia. La sorpresa di Pasqua, sì. Tra l'altro facendo proprio Ti Tong. Ti Tong, sì, sì. Se fosse stato un satellite tedesco faceva Kunzkanz. Anzi, anche Anktung. Anktung. E se fosse stato francese faceva Farafel. Può darsi. Merci beaucoup. Vabbè. E comunque... Ma senti, abbiamo rischiato di non avere un governo per altri 300 anni se ci cadeva sto satellite, eh? Pensa se cadeva in testa a Salvini, a Di Maio, a Martina, a D'Alema, pensa che culo che abbiamo avuto. Stai attenta a cosa dici, stai attenta a cosa dici. D'altra parte, satellite cinese, i cinesi fanno sempre tutte le robe taroccate, eh? C'è da aspettarsi, persino i giocattoli li fanno che perdono i pezzettini, i bambini li mandano giù, figurati un satellite che si schianta da qualche parte. Ma persino la protezione civile non sapeva cosa dire, ha detto, ma è la prima volta che ci cade un satellite cinese. Beh, onestamente. E speriamo in bene. Ma come speriamo in bene? Vediamo in me, lo dico io che sono una cretina allo stato puro, sono un'oca giuliva che fa la gadana a pagamento. Quanto è vero. Ma scusami, sì, ma poi sarà già caduto un altro di quei satelliti, magari bielorusso o che ne so, ungherese. Ma ti pare che voi mettete a discutere adesso con la NASA? Allora, tutto bene, quel che finisce bene è questo satellite che doveva cadere a Reggio Emilia, dove è caduto? Tu dici, a Modena, no? No, nell'Oceano Pacifico! Cioè, ma siete cretini! Ma ci avete fatto venire un'ansia che non finisce mai. Io capisco, Reggio Emilia, non cade Reggio Emilia, cade a Viterbo. Ma non a Bora Bora cade! Mi cade tra quelli che fanno il surf a Honolulu. Ma perché lì gira, capisci? Ma perché questi scienziati cinesi non ne capiscono una mazza. Ma non è vero! Ma fanno i conti come Winnie the Pooh, abbi pazienza! Ma allora fate fare le previsioni a Giuliacci, che qualche volta non le azzecca, ma almeno più... Non so, conciliante, rassicurante. Guarda, io te lo dico, segnatelo. Se cade un altro satellite cinese, la fine degli involtini primavera facciamo. Va bene. Va bene. Comunque, meno male. Meno male. Ci voleva anche il satellite. Questa è la prima cosa positiva. Sì, seconda positiva. Una sorpresa positiva. Mi è arrivato l'invito di nozze di Filippa. Ma dai. A me, a te no? Sì. Però lei lo sa che non si l'hai offende. L'hai mandato anche lui? Sì, ma lo sai, non vado ai matrimoni. Non si offende, me l'ha già detto, è molto carina. Come non vai ai matrimoni? Non vado ai matrimoni. Vabbè. Dice, no, non vado ai funerali, non vado ai matrimoni, non vado da nessuna parte. No, è un invito molto... Ma meno male che non ce l'ho tra i maroni, guarda. Ringrazio, perché quello alla terza ora gli esplodono i piedi nelle scarpe come due airbag. È un invito molto elegante, visto? Ma bellissimo. Tra l'altro c'è scritto nell'invito la data. Non diciamo tutto. Però tutto. Non dice niente. No, era un save the date, adesso arriva l'invito. Non c'è scritto neanche era con chi si sposa. Era un save the date, come le assemblee di condominio. Prima esatto. Convocazione, poi c'è la seconda.
Esatto. Ah, capito. Ma hai fatto le bomboniere? No. A Cigno. Non le fai? A Cigno. Ma no, a Brugola. A Brugola. A Brugola dell'IKEA d'argento, al posto dei confetti le polpette. Nel sacchettino. Però Filippa, è una bella idea. È anche utile. È bello, è bello. La Brugola è utile, guarda. Senti, noi... Seguimi tu. Sì. Noi comunque, anche se non vieni, dobbiamo sì. fare il regalo. Certo. Cosa ti regaliamo? No, no, ma hanno già tutto, però guarda che sono... No, no, aspetta che questo qua è... No, in realtà il regalo sarebbe la presenza. Guarda, ma dobbiamo trovare un'idea però originale. Sì, ma perché ha tutto. Vuoi che ti regaliamo un divano? È solo in offerta. Chiamo gli artigiani della qualità. Una poltrona bianca, forse. Non so, se no io pensavo... Sì. O un baby doll di quelli dell'Orietta Berti. Con le coppie a punta e le frange, sì, però non so se è il suo genere. Oppure, altra cosa, pensavo, una gigantografia di Marzullo nudo. Perché così quando litighi con Daniele, vai a vedere la foto e dici, minchia, ma è andata bene. Si è proposto, Se salta il matrimonio con Daniele... Aspetta che non sentiamo, aspetta un attimo. Se dovesse, per qualsiasi motivo, speriamo di no, saltare il matrimonio con Daniele... Come Marzullo, salta il matrimonio? No, Marzullo si è proposto. Come Marzullo si è proposto? Sì! Cioè, Marzullo sta in panchina, ma sei scemo? Sì, in panchina! No, ma capisci. Però è un uomo tenace, Porca Marzullo, miseria, guarda che Gigi è tenace. È incredibile. Sì. È arrivato un po' in ritardo, però. Sappi che io non ti griderò bacio bacio, al ristorante, perché dopo quello che ho visto alla Grande Fratello, ho visto già troppa lingua, Non c'è. È per quello che non può venire Fabio. Perché anch'io sono stato baciato. Lo so, sì. Ma allora, lui è senza lingua. Vabbè, vai avanti. Vabbè, dopo il divano, vai avanti, non parlare sempre di me. Allora, poi. Va bene, allora parliamo di politica, caro sì. mio amico e sì. Fanfani del pesto sentaglio. Sì, mamma mia. Allora, insomma, sto governo... Hai capito, anche stasera... C'è? No, non c'è. Non c'è, è complicato. È arrivato Martina, ci ha detto che non c'è. E insomma, sono lì che... Io ho capito che le consultazioni sono più o meno... come quando le donne sono in travaglio. Ecco, mi sfugge che hai il male, nesso, il nesso mi sfugge. Non sai quanto dura, però sì. sai che alla fine partorisci, ma non sai quando. Non sai quando, sì. E adesso, siccome loro non sanno se riusciranno a fare questo governo, cominciano a dire, rivotiamo. Non so se avete sentito. No, vabbè, è un'ipotesi. Io quando sento dire rivotiamo, mi prende la scolopendra in corpo, cioè... Mi sento il veleno di una vipera di palude, ma rivotiamo che cosa? Che non abbiamo ancora capito chi ha vinto queste di elezioni. Cosa rivotiamo a fare? Ma poi con la stessa legge elettorale cosa rivotiamo a fare? Cioè, vabbè, se io alla... Ma non fa discorsi, perché tu non capisci le cose della politica, è una cosa raffinata. No, ma se io ho capito. Ci sono delle strategie. Fine. Ci sono delle strategie, tu non le capisci. Ma se io ho votato capi... Di Maio, ma tu non, non è che vado a votare la buonanima di Bersani un mese dopo. Ma tu non è che capisci questa cosa, lascia stare, non ti buttare in cose che non capisci. Non... Pensa a quelli che hanno detto, ah, io per votare mi sono tappata il naso, adesso che cosa si devono tappare? Luciana! Qualche buco Luciana! Da cui non si respira. Facciamo un televoto allora, come The Voice, facciamo presidente del Consiglio Albano, belle che fatto, abbi pazienza. Poi sai quanto costa rivotare? No. 300 milioni costa rivotare, ma ti sembra il caso? Ma con 300 milioni quante cose possiamo fare? Intanto riempiamo qualche buca a Roma, che è città eterna, mica per tanto, perché mi sprofonda giù. E poi, non so, tiriamo su degli ospedali, diamo le casette ai terremotati, ci compriamo Ronaldo che palleggia davanti al Quirinale così, come quando tiri la ciabatta prima di andare a dormire, al contrario. 300 milioni di euro, diviso praticamente 35 milioni che sono quelli che hanno votato, fa circa 8 euro. Pagateci una pizza piuttosto, ma non andiamo a rivotare. Anche perché, guarda, io andrei... Cioè, vorrei soltanto che rivotassimo per sentire le nuove promesse elettorali. Secondo me direbbero tassazione al 5%, aumento di un dito per ogni italiano, il nostro debito pubblico passa tutto alla Germania, chiamate illimitate e 70 giga al mese, poi attenzione, reddito di cittadinanza fino a 30 anni, subito dopo scatta la pensione anticipata. Lo so,
Lei è concreta. Tu sei una concreta. Ma sì. Allora, comunque ci sono state queste consultazioni, che significa che il povero Matti, il nostro presidente reserve... Ti prego, Luciana, presidente... Il nostro presidente... Mattarella... Sì, vabbè. È lì che fa le consultazioni. Sì. Quindi significa che ogni ora c'è una delegazione di gente diversa, ma no, che magari non conosce neanche, prima o poi entrerà un rappresentante della Folletto, va a finire che l'incarico lo do a lui, perché... Non è... Ma poi mi chiedevo... Che non sa le procedure... Ma no, poi mi chiedevo... Sì. Ma offrirà qualcosa? Cioè, uno arriva a consultazione, cosa posso offrire? Una fetta di colomba? Un caffè? Una fetta di colomba. Cioè, il presidente offre una fetta di colomba. Cosa offre? Un caffè? Ma se beve un caffè tutte le consultazioni, la sera è sgarbi! Altro che Mattarella. Vediamo le foto dei nostri politici che sono andati... a parlare. Ecco qua è Fico che sì, fa segno di quante posizioni ha già cambiato Di Maio in merito a un governo con il PD. Sì. Ecco, andiamo avanti, poi vediamo Martina, che è venuto prima, che anche lui ci fa vedere quanto ce l'ha piccolo. Luciana! Il consenso, anche Berlu era. Hanno tutti sta foto così, non si capisce. Andiamo avanti. Scusate, perché lei. Qua è, insomma, è tutta, insomma, la reunion dei Brutos. In realtà sono. Vai avanti. Quelli del PD. PD. La prossima volta. È il PD. Una roba. No, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, torna indietro. Una cosa che volevo dire è a quelli del PD: non esagerate con le presenze femminili, per piacere. La prossima volta portatene qualcuna in meno, vi prego. Ecco. Sì. PD infatti non sta per Partito Democratico, ma per povere donne. Andiamo avanti. Ecco il presidente con Ciccio Bello Cavaliere. Ma perché tu, se uno prendesse una tua fotografia... Ma io devo far ridere, amico, non è che posso scegliere una foto bella. Devo far ridere. Ecco, guardate lo scorramento invece di Mattarella. Vai avanti, vai avanti. Vai avanti, vai appunto. Avanti. Ecco. Qua c'era il Berlusconi che stava tirando fuori il libro delle barzellette e qua... le gemelle diverse. Non è vero. Bernini e Gelmini lo vai avanti, impediscono. Mamma mia. Vediamo Salvini... che qua è arrivato in ritardo alle consultazioni perché non trovava più la felpa con scritto Quirinale e senza non si orienta, qua si vede l'espressione dai, molto smettila! Senza, perché Salvini gliene ha detti di tutti i colori a Matti in questi mesi, adesso qua si sarà gonfiato di fiori di Bach. Secondo me ha preso lo stesso calmante di Calderoli. Vai avanti. Perché Calderoli a me dà sempre l'idea che esplode da un momento all'altro. Andiamo avanti, qua uscito dal Quirinale che fa segno di Fonzi, e l'ultimo che ha fatto il segno di Fonzi non è andata benissimo, io te lo dico, Matti, e vediamo alla fine che l'amore trionfa. Ecco, non credo che Mattarella intendesse quello come larghe intese. Prospettive, i giochi prospettici della fotografia, va bene. Va bene. Insomma, io non sono stata chiamata per le consultazioni con il mio partito PCC. Ah, è vero? Piccole cose certe. Le piccole cose certe. Sì. Allora. No, Luciana. Una piccola cosa certa è questa. Ma perché? Amica. Allora, Maria mangia le caramelle e io mangio. Sì, ma non le mette sulla mia scrivania le caramelle. Non toccare che mi servono questi fogli. Minchia, ti ammazzo. Allora. Scusate. Allora. Ecco. Dunque, la notizia, il primo PCC è il seguente, una veloce. Allora, continua l'affaire sacchetti del supermercato. Siediti, Fabio, che mi distrai. Sì, lo faccio apposta. Allora, no, ma infatti non farlo apposta, che poi mi distrago veramente. Deficiente! Allora, dicevo, continua l'affaire sacchetti del supermercato. Adesso i sacchetti, quelli che ci fanno pagare il supermercato, sacchetti. Si è spostato l'affaire alle farmacie. Da adesso in avanti anche le farmacie non ti danno più il sacchetto, se lo vuoi lo devi pagare. Dai 2 centesimi fino, ho letto, a 60 centesimi. 60 centesimi sono tanti per un sacchetto essere alto così, ci sta dentro un arto artificiale. Comunque, fino a ieri praticamente tu andavi in farmacia a comprarmi una pomata e te la facevano su anche nella velina. Sì, è vero, bello. Adesso niente, adesso te la tirano dietro. Vabbè, però... Compri un termometro, fai che mettertelo sopra però... l'ascella. Vabbè, però... La roba delle urine però in tasca. Guarda che gli il clistere, fai che mettertelo. Così risolvi. Però guarda che gli imballaggi sono un grande problema. Sì, sì. Fammi dire.
No, che per le donne il problema più o meno si risolve, nel senso che noi l'abbiamo la borsa, ma per i maschi no. Tra l'altro i farmacisti non possono neanche dartela loro gratuitamente la borsa, perché incapperebbero in una multa che va da 2.500 a 25.000 euro. Cioè, una multa di 20... Ma c'è gente che tira su un palazzo abusivo in mezzo ai fori imperiali e non gli fanno praticamente niente. Tu regali un sacchetto di nylon, ti fanno una multa da 25.000 euro. Poi, tra l'altro, esci da lì, in realtà, esci dalla farmacia, vai dal macellaio, ti compri una bracciola, e non è che te la metti in tasca o te la dai in mano, te la metti anche quella nel sacchetto certo. di nylon. E allora, secondo me è vero questa cosa degli imballaggi e delle quantità di sprechi. Però allora fammi aprire una parentesi anche sulla raccolta differenziata. Io vorrei capire come mai nelle nostre città ci sono dei quartieri che la raccolta differenziata la fanno e dei quartieri che la raccolta differenziata non la fanno, non l'hanno mai fatta. Allora che tu dici, oibo, ma allora, oibo. Anche a Milano è così, a Torino è così. Oibo. Cioè ci sono i quartieri che non l'hanno mai fatta, oibò. Che tu dici, ma oibò, oibò, ma perché io mi devo lavare il barattolo di vetro, devo mettermi a dividere la bustina del tè, il sacchettino dell'umido, quando un altro ci mette dentro le lische di pesce e le pile esauste e i violini rotti, senza contare che esistono nuovi materiali che si chiamano i poliaccoppiati, che non sono quelli che ciupano con chiunque, ma sono quei materiali che sono fatti da due materiali insieme, tipo i sacchetti dei grissini che sono di carta fuori e di plastica dentro. E come faccio a differenziarli? Devi separare. La carta del formaggio che è dietro di carta e qua è di plastica, come minchia la differenzio io la quella devi, roba lì? Te la devi mangiare dopo il formaggio. Ma la busticina, la bustina della banca che c'ha il cosino di nel trasparente, che devo sgrafignarla come un ratto in una discarica o tagliarla come se fosse un serial killer, perché? E per esempio, io non so come è fatto, i tappi di sughero. Che vita brutta che ha a casa. Ma perché tu lo metti tutto insieme? No. Il tappo di sughero dove lo metti? Io lo conservo per il... Per? Dove te lo metti? Per ricordo. Per il... Non sente più. Per il gorgo. Per ricordo. Per ricordo. Sei sentata... È sordissima ormai. Ma il tappo di sughero per ricordo? Ma non è che sono sorda, che dici una cazzata? Dopo i 60 anni non si ricorda niente. Ma il tappo di sughero dove lo mettete voi? Nell'umido? No? No. Però è secco. No. Allora io mi domando, dipende. La vita è già difficile. Dipende, c'è ancora imbevuto. No, non... Ma è scemo, ha bevuto. E adesso si è conservato il tappo non so dove, tra l'altro. Ma no, perché io dico, ma tu puoi passare la vita con tutto quello che devi fare a decidere come Amleto essere o non essere, secco, umido, quel problema. Facciamo un bidone del dubbio, il bidone amletico, c'è del barcio in Danimarca, mettiamo tutto lì in stand-by, poi vediamo. Tra l'altro, a proposito di farmacie, Raffa, questo è un periodo che bazzica un po' nelle farmacie, ho visto dei farmaci nuovi meravigliosi. Ma non si possono mica far vedere? E io li faccio vedere. Chi se ne frega? Non lo so. Allora, dunque, ce n'è uno. Perché non devo mai sapere niente? Perché in farmacia. Ma perché è uno in pubblicità meraviglioso, che mi fa troppo ridere. È un farmaco nuovo che cura l'allergia da polline. L'avete visto? E avete visto come si chiama? Fexallegra. Fexallegra! Ma puoi chiamare un farmaco per la rinite Fexallegra? Ma chiama una pillola anticoncezionale, Fexallegra. Ma come posso farvi vedere? Allora, ecco qua, Fexallegra. Vabbè, non far vedere, sì. Vabbè. Dunque, poi ce n'è un altro, molto buono anche, che è un altro farmaco da banco, che si chiama... Ma non rendete conto che vita... Tu sei che passa Fexallegra, il tempo a disturbare i medici del farmacia. Ma no, ma perché fa troppo ridere. C'è un altro che si chiama... Formidabile stop. E secondo te per quale fenomeno fisico viene chiamato? Contro la diarrea. Avevamo capito. Formidabile stop. Vabbè, poi andiamo, finiamo. Sembra la canzone di Stromae. Formidabile. Finiamo il pezzo. Poi ce n'è un altro sempre fantastico da sempre. Che è un farmaco per fare bene la pipì, che si chiama... Mamma mia. Benur. Va bene.
Quest'altro che potrebbero prendere i nostri politici, che si chiama quorum, che serve per la pressione, e l'altro, il massimo dei massimi, che è un farmaco a base di testosterone, credo che prenda anche tu, prenderai anche tu. Per quelli che hanno problemi di sollevamento, sì, vabbè, vai attrezzo avanti. E si chiama Sustanon. Vabbè, non farlo vedere. Non facciamolo vedere. Leggetelo al contrario, Sustanon non sta. Fantastico. Brava! Allora, e da ultimo fammi dire che adesso arriva Enzo Iacchetti dopo, ancora. Sì, 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 sera grandissimi ospiti, uno dopo l'altro. Sì. Adesso fate entrare un'altra cosa, un'altra richiesta che noi facciamo al governo, al nuovo governo che prima o poi faranno. Cosa fai? Io vorrei che qualcuno regolamentasse la gestione del bracciolo. Grazie, al ragazzi. Cinema o a teatro. Allora, perché tu ti siedi, siediti Fabio. Sì. Qui? E allora ci sono quelli che si mettono così. Qui? Dove mi siedo? Dove vuoi? No, qua vicino a me. Ecco. Allora tu arrivi, sì. Ecco, vedi? E cominci a fare. È il bracciolo violento della legge questo, no? Perché passi il tempo. Allora, se quello è come lui, bisogna fare così, che fai il re. Bisogna fare uno davanti e uno dietro. No. Sì, sì, come no? Secondo me no, bisogna fare così. Aia. Ecco perché ci sono i colpi di tosse a teatro. Perché non è gente che ha la tosse, ma perché si becca delle gomitate qua nelle costole. Ecco. Allora, no, perché poi tu arrivi, c'è questo qua che ti prende il posto. Allora passi tutto il film. Ma che appena mi siedo mi viene da vedere il fuori film. Le medicine, me... Passi tutto il film a pensare, adesso lo ammazzo questo qua, adesso lo ammazzo. Fa che si metta a suonare. Gli suona il telefonino, vai. Tring. Io? Sì. Faccio il telefonino? No. Ti suona il telefonino che hai peraltro nella borsa, perché combinazione hai la borsa. E allora tu prendi il tuo posto. Prendi il suo posto così, però devi stare poi tutto il tempo rigida. Posso parlare? C'è la signora anziana accanto a me, non posso parlare. Smettila. Quindi io chiedo ufficialmente al governo di decidere o che il nostro bracciolo è di proprietà, la priorità acquisita è sempre verso destra. Il senso di marcia, insomma. Sempre, quindi tu devi mettere. Se vince il centrodestra è a destra. Se vince il centrosinistra è a sinistra. Se vince il PD. Ecco. Oppure che facciano dei braccioli un po' più larghi, che ci mi stiamo pare tutte giusto, e due. Mi pare giusto. Okay.